Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Ratropolis, un gioco card game mixato a tower defense e amministrazione di città. Lo andiamo a vedere, è successo un cataclisma in pratica nel mondo dei ratti, dei topi, e noi andremo a gestire un avamposto che poi si trasformerà pian piano in città. Come in ogni roguelike che si rispetta, all'inizio possiamo scegliere un personaggio, al momento abbiamo solo un leader base che ci permette di avere il 25% di sconto quando compriamo una carta. Possiamo scartare una carta, una a ogni livello del leader, perché il leader durante la partita sale e guadagnare il 10% della carta scartata, in parte del suo valore. Vedete che ci sono varie zone in cui poter iniziare. Iniziamo dalla foresta a difficoltà facile. Andiamo in tutorial modo, in modo da avere anche la spiegazione, anche se io il gioco l'ho già giocato, però un recap non sarà senz'altro male. Ora, il gioco in inglese, il gioco devo dirvi, non l'ho trovato assolutamente male, per quanto io non apprezzi i card game. E il gioco ha un prezzo sui meno di 13 euro, insomma. Ok, finito il caricamento, siamo finalmente in partita. Buongiorno, ci sono 5 carte per aiutarti ad amministrare il nuovo insediamento, ma hai bisogno di oro per usare le carte. Vedete che qua abbiamo in alto l'oro, abbiamo il numero di cittadini, ogni 5 secondi si guadagnano dei soldi, collezioniamo tasse ogni 5 secondi, ma ok. Le carte verdi sono carte di economia che ti aiutano guadagnando oro addizionale. Prova usando formaggio trascinandola sopra. Ci costa 40 e ci dà 30 gold per ogni carta che abbiamo in mano. Quindi tecnicamente spendiamo 40, siamo 75 e dovremmo guadagnare 1, 2, 3, 4, 160 gold meno 40. Ok, ne abbiamo guadagnato. Fantastico. Seguendo i rapporti, i nemici stanno arrivando da questa direzione. Ok, di là, perfetto. Le carte rosse sono carte militari che ci aiutano reclutando personale militare. Abbiamo bisogno di reclutare soldati per aiutare a difendere contro l'invasione. In aggiunta, oro, carte militari richiedono ratti, diciamo cittadini ratizen, cittadini addizionali alla città. Il massimo dei posti disponibili è qua in alto e ora siamo pieni di ratti, quindi dobbiamo costruire le case. Adesso poi lo andremo a vedere. Le carte militari possono essere usate solo sui muri difensivi. Piazza una carta difensiva, una carta militare, sul muro difensivo per prepararti all'invasione. Non giochiamo lì. Ok. Dopo aver cliccato su un muro difensivo, cliccando sulla freccia muove tutte le unità piazzate sul muro selezionato al muro adiacente, quindi premendo questo lui ce lo sposta dall'altra parte. Ok. Nel muro difensivo, se il muro difensivo è distrutto o non abbiamo abbastanza ratizen, non puoi usare una carta militare. Ah no, in realtà sì, ok. Le carte marroni sono carte di costruzione e gli edifici ti danno degli effetti benefici in pratica e sono rimosse dopo l'uso. Le carte di costruzione possono essere usate solo nel territorio protetto dai muri difensivi. Costruiamo una casa, così abbiamo più ratizen e più entrate di tasse. Quindi trasciniamo la casa la costruiamo lì. Molto interessante. Quando tu vai fuori, cioè finisci lo spazio costruibile, puoi guardare questo tronco qua in pratica. E in pratica qua poi potremmo andare in futuro, ve lo spiego io, andare a costruire nuove mura. Premendo il tasto barra spaziatrice possiamo andare a scartare tutte le carte. Dobbiamo pagare però per farlo. Puoi anche usare l'abilità del leader col tasto R, che è qua, con un piccolo
Delay, ok. Puoi passare con ID da una parte all'altra in pratica, ok. Mettere IDO, possiamo scartare tutte le... Beh, intanto andiamo a prenderci un po' di carte. L'abilità del leader, scarta una carta casuale, guadagna nel valore in oro, ma vabbè, io adesso spendo 20 gold e ho preso altre carte. Adesso stanno arrivando, vedete, le ondate stanno arrivando. Abbiamo costruito una casa, abbiamo 8 su 9. Adesso ne abbiamo 7 su 9, in pratica abbiamo speso per altri soldati. Dopo 50 secondi, ok, prendiamo oro overtime. Ok, vedete che adesso inizia l'attacco difensivo. Quelli a distanza stanno dietro alle mura. Ok, abbiamo battuto i nemici. E le nostre code sono salve. Apri la cassa del tesoro, ora possiamo scegliere. Cancella una carta. Raccogli una carta o prendi un livello del nostro leader. No, prendiamo una carta. Allora, Watchtower, figo. Il ristorante. No, io direi che prendiamo la Watchtower. Adesso la carta ci viene messa nel mazzo, quindi abbiamo la possibilità di trovarla poi prossimamente. Allora, ora dobbiamo capire da dove arriva la prossima ondata. Ah, è arrivato un mercante. Ve lo anticipo già perché lo vedo arrivare. Quindi ce ne sono qua 30 di ondate. Un mercante è arrivato all'insediamento e ci visita periodicamente, ci vende carte. Ok, qua abbiamo la farma. Ogni 120 secondi 100 gold. Qua è una carta a caso. Muri difensivi. No, lo compriamo perché così almeno espandiamo un po' il... Poi, ripera, che non avevo. No, facciamo questa che è molto utile per aumentare la velocità di movimento delle unità. Ok, io scarto le carte, spendo dei soldi, almeno adesso dobbiamo aspettare di fare un po' di tasse per poter spendere. Arriverà un'ondata da qui, ma abbiamo ancora le nostre difese. Vedete, abbiamo la Watchtower che possiamo piazzare. Qua, se avessimo solo... Beh, uso... facciamo una cosa. No, Watchtower, sì, ce la facciamo. Dove la posso fare? No, Watchtower. La facciamo qui, la Watchtower. Vicino alle mura. Figo. E aggiungiamo altre guardie qua. Ok, così almeno li attacchiamo tranquilli. Poi, il muro difensivo, vedete, adesso andiamo a lootare, prendiamo una carta nuova, prendiamo il barile di polvere da sparo in pratica. Fa danno in un'area, le vines mi piace, è una carta skill, la prendo. Ora possiamo prendere il building, se avessimo soldi, ma io adesso uso questa, uso anche questa e magari riusciamo a fare due soldi. Cavoli, non avevamo tante carte in mano, però una volta raggiunti 88, cioè breve. Presumo. Andiamo a piazzare i muri difensivi, quindi espandiamo il muro. Adesso se riusciamo in tempi brevi, tanto comunque attaccano sempre da lì. Vediamo se riusciamo al pelo. Ok, 87, mannaggia, 5 secondi ancora. Dai. E lo piazziamo qua. Ok, abbiamo un nuovo muro, quindi tutti si spostano avanti. No, vabbè, ce l'hanno abbattuto mentre lo cercano di costruire. Allora, abbiamo trovato, guardandoci intorno, un rifugio costruito internamente a un albero. Quando bussi alla porta, una piccola voce traspare dalla porta. Ciao, non abbiamo cibo da offrirti, neanche spazio libero. Facci un favore, vattene. Allora, lasciagli tenere l'ufficio, offrigli una nuova casa. Allora, un consigliere oppure due house card. No, io prendo il consigliere, che non so cosa sia, ma... No, ok, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, dovete, vedete, cliccando qua, li spostiamo da un muro all'altro, perché adesso, ovviamente, potrebbe diventare un problema. Io mixo le carte perché ho bisogno di 32, a breve probabilmente entreranno. No, beh, dai. Vediamo se... Ah, ce l'abbiamo fatta. Build house, get house card. Ok, dai, abbiamo preso una carta. Qua è il mazzo che abbiamo.
che poi possiamo trovare in partita. Dall'altra parte non hanno ancora attaccato, però io vado a spendere dei punti e ci metto delle guardie anche sull'altro muro, perché non si sa mai. Però attaccheranno sempre comunque dall'altra parte. Adesso proviamo a spendere questa, così guadagniamo un po' di soldi. E usiamo le vines. Adesso voglio provare le vines. Facciamo qua. Tac. Che ne arrivano proprio tanti adesso, quindi dobbiamo... Ok. Guardie. È molto, molto, molto interessante come gioco. Per quanto dicevo, io non ami i Tower Defense, è fatto anche molto bene con le carte, con i disegni. In inglese è comprensibile, credo, almeno finora lo è. Leader, le famiglie di quelli che hanno... infatti, appena detto. I familiari di quelli uccisi in battaglia ci chiedono di pagare per... le spese, diciamo, di sepoltura, in pratica. Ok, possiamo decidere. Hanno le mie condoglianze, diamo una carta. Riti di sepoltura, dovrebbero pagare tasse di morte. Perdiamo metà dell'oro, tanto ne abbiamo solo 17, però guadagniamo un livello. Ok, quindi dovremmo essere più efficaci, perché con questa abilità possiamo scartare due carte e guadagnare soldi. Quindi tipo la casa in questo momento non mi interessa, e ho scartato le carte. Ok, me la scartate da solo, boh, vabbè. Ah, dobbiamo prendere questo, build house, 80 gold, che mi fanno sempre comodi. Ah, è arrivato il mercante. Cosa vende il mercante? Vediamo un po'. Spedition, dopo 90 secondi prendi una random quest. Ok, sì, mi piace molto. Un bandito. Ottieni tanto danno, cioè tanti soldi quanto danno. Marcia. No, Ratizen. No. Kip. Boh, prendiamo anche questo, va. Vediamo adesso, dai. Allora, attaccano di là, quindi andiamo a piazzare ancora una carta, le vines, che piazziamo qua. Scarto tutte le altre, non si sa mai. Ecco, Expedition. Voglio giocare alla spedizione, così vediamo che carta quest prendiamo la volta prossima. Gioco la carta formaggio, così mi prendo un po' di soldi. E... vabbè, il muro va giù, eh. Non abbiamo forse... non mi ricordo se abbiamo la carta riparazione, comunque... dovremmo farcela, ma i muri sono andati. Ok. Cosa è successo? Per riparare l'edificio danneggiato, tieni per 3 secondi il mouse su questa icona qua. Sì, ma in realtà ci stanno inseguendo. Però ecco che entra in funzione. Ok, ottimo. Teniamo qua. È entrata in funzione la torretta, che è stata una gran costruzione. Dovremmo farla anche dall'altra parte. Build house. Sì. Così magari l'andiamo a fare in tempi brevi. Ci dava 90 secondi per la questa. Ok, abbiamo il consigliere, che è quello che abbiamo preso prima. Abbiamo due carte quando ripeschi e più due secondi al cooldown. Ok, voglio ripescare. Infatti è per questo che prendiamo un botto di carte. Showmaker. Facciamo una casa, così possiamo prendere nuova gente. E poi aggiungiamo le guardie. Mamma mia, quanta gente sta arrivando. Questo è saltato dentro. Milizia. Ah, abbiamo ucciso al volo o è saltato dentro davvero? No, si sta facendo tosta la situazione qua. E... Vines. Aggiungi un'altra casa ancora, così riusciamo a prendere più gente. Mixa le carte. The city is under... Ci sono spesso degli incidenti nel tuo insediamento. Se vuoi vedere cosa è successo, clicca la pergamena. Ok.
Vabbè, è la stagione delle farfalle, dice. Allora, è apparso. Oh, questo è bello, bello grande. Ah, aggiorna una carta. Oppure Mason. Mason è la. Più 300 punti vita alle mura, oppure upgrade una carta. Io voglio upgradare una carta. Vediamo un po' come funziona. Voglio aggiornare questa, quella delle guardie. Mi diventa una carta più costosa, ma cambia niente. Difesa 5. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Se io lo faccio invece sulla spedizione, 60 secondi per prendere. È interessante tutto questo. Ancient Gear. No, perché in pratica questa ci dà. Ah, una carta quest che ho vinto prima, che non ho visto, ma ci è arrivata. Praticamente usandola. Usa una carta 10 volte, una carta di costruzione 10 volte, e ti dà una building card a tua scelta. Dovremmo tipo costruire mura, torri, quelle cose lì, e ci viene dato l'obiettivo. Vabbè, niente, io direi che. Vediamo un po' le vines, come ce le potenzia. 60%, non mi convince, non mi convince. La milizia invece. Questa invece ci darà più oro, 42, dai, aggiorno questa. È diventata di livello 2. Sta arrivando un. Costruire le mura velocemente. Non possiamo perché stanno arrivando i nemici. Butto questa, scarto le altre. E vado a prendere milizia. Su un muro difensivo, così potenziamo. Gli diamo delle guardie. Ah no, ma è già morto anche il tizio enorme. Mi stavo preoccupando per niente. Vabbè, nuova casa. No, prendi soldi. Nuovi soldi. Scarta tutto. Attaccheranno di qua adesso. Mettiamo dei vines. Lì. Dovremmo dire, abbiamo solo due unità qua, non voglio scartarle ancora tutte. Ho speso tutti i soldi. Posso dire alle unità di lasciare questo cancello e andare tutti di là, ma ci stanno attaccando su due fronti adesso. E tra l'altro sono anche tantissimi, quindi milizia, formaggio. No, spia fuori molto 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 male. La città è sotto attacco. È andata, è finita. Niente, pure difficoltà facile, la città è collassata, abbiamo perso la partita. Però devo dire che il gioco, per quanto non mi piacciono, ho sbloccato delle carte, per quanto non mi piacciono i Tower Defense, il gioco ha il suo perché, perché diciamo che mi piace la costruzione un po' alla Kingdom. Mi piace il discorso delle carte da sbloccare e di potenziare le carte. E mi piacciono anche gli eventi. Ho sbloccato caccia, leadership per i prossimi 15 secondi, taglie per il dopo, ma non so cosa siano ancora le taglie. Comunque è andata discretamente bene. Qua abbiamo il glossario con tutte le carte. Guardate, sono 9 carte per 21 pagine più o meno. Quindi sono. Vabbè, arrotondiamo per 10. 10, 200 carte. Più o meno sì, 200 carte. Statistiche con tutte le partite che abbiamo fatto. E, i settings dove non c'è l'italiano. Però, come abbiamo visto, si capisce anche piuttosto bene. Bene ragazzi, questo era Rattalopolis. Fatemi sapere, 12,49 euro il costo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qua sotto come sempre. Noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!